benvenuti in questo salotto intimo su Pietro Vanni. Il Touring Club Italiano e il Comune di Viterbo hanno, come voi sapete, organizzato un trittico che si è svolto proprio qui al cimitero per raccontare gli ambienti, i personaggi, la storia di questo cimitero monumentale. Questo trittico è iniziato nel giugno scorso con l'esecuzione della messa di Requiem di Mozart, è proseguito poi nel settembre scorso con una visita guidata ai principali sepolcri, appunto, che sono sistemati nel pincetto, nel cosiddetto pincetto, visita guidata che è stata condotta e gestita dalla banda del racconto guidata da Antonello Ricci. Ringrazio innanzitutto il padrone di casa, Don Emanuele Germani, che in questo momento sta in Terra Santa, accompagnando il vescovo appunto in un percorso religioso a Gerusalemme e dintorni. E ringrazio il comune di Viterbo, che è qui rappresentato dal sindaco. Il sindaco, lei stasera ci ha fatto un grande dono nel venire, come è venuto anche nelle precedenti occasioni, a testimonianza del suo affetto culturale che ha per la città di Viterbo, non riscontrabile così facilmente in altre situazioni, per cui gliene sono molto grato. Dunque, noi parliamo di un artista viterbese, di Pietro Vanni, lo facciamo con Marco Zappa, che è un artista, tra l'altro docente alla Nuova Accademia delle Arti di Milano. Modo di approfondire appunto la vita di Pietro Vanni. Abbiamo qui la discendente della famiglia Vanni, la signora Vanni Todini, che ringrazio per essere venuta. Ho parlato questa mattina, ieri mattina, con Roberta Vacca, che appunto è una parente, non lei, ma il marito Saggiotti, era appunto un pronipote di Vanni, che tra l'altro custodisce a casa sua l'odalisca. Voi sapete che Vanni, proprio dirà meglio Marco, è autore di alcune opere notevoli, fra cui una che purtroppo è andata dispersa, non si trova più, ed è La peste di Siena. Un'altra invece si trova nei Musei Vaticani ed è appunto I funerali di Raffaello. Forse per questo è conosciuto anche in tutta Roma. Ci sono altri quadri sparsi nel viterbese, a Viterbo soprattutto, come la bellissima tela di San Giovanni Decollato che si trova nel santuario della Quercia, un transito di San Giuseppe che si trova nella parrocchiale di San Giovanni a Bagnaglia, e poi abbiamo l'autoritratto di Vanni che sta nella scuola Pietro Vanni a lui intitolata, e poi altri quadri che meglio vi dirà. Io devo dire due cose. La prima, quando noi affrontiamo questo discorso del cimitero, abbiamo avuto la soddisfazione di essere venuti a conoscenza che subito dopo, ma non in coincidenza con Viterbo certamente, il Ministero dei Beni Culturali ha praticamente predisposto un progetto per il recupero dei musei monumentali d'Italia. Tanto è vero che si sta adoperando, i suoi dirigenti, i suoi tecnici, si stanno adoperando per raccogliere le informazioni per un atlante dei cimiteri monumentali d'Italia. E questo ci fa piacere perché in fin dei conti abbiamo anticipato di qualche mese poi un'esigenza che è quella di mettere nel circuito turistico dell'offerta delle varie città, pensiamo al Museo Monumentale di Milano, tanto per dirle una, appunto questi luoghi della memoria che sono piuttosto interessanti, la stessa stregua di altri monumenti che si trovano nelle varie città. Beh, io non aggiungo altro se non ringraziare anche Rosetta Virtuoso per la collaborazione che costantemente mi dà come socia benemerita del Touring Club, specialmente in fase di comunicazione. Per cui io darei la parola a Marco e vi ringrazio ancora una volta a tutti. Allora, buonasera a tutti.
spegnere quello forse. Allora, beh, io voglio fare una cosa perché poi sicuramente mi scorderò alla fine, e poi alla fine tutti vogliono scappare perché sono stanchi di ascoltare. Prima di iniziare questa nostra conversazione, ecco, voglio spendere due parole per l'artefice, perché non lo fa mai nessuno, di queste iniziative che appunto che Vincenzo che ha parlato poco fa. Sono diversi anni ormai che collaboriamo insieme, abbiamo fatto tante cose, tante speriamo di farle, abbiamo dei progetti in comune molto molto interessanti e sono contento, ecco, della presenza del sindaco questa sera e la partecipazione di altri importanti elementi della giunta, come è successo in altre occasioni, perché vuol dire insomma che c'è del buono in queste manifestazioni che Vincenzo organizza. Ecco, detto questo, abbiamo oggi la fortuna di poter parlare di un artista all'interno di un luogo che ha potuto plasmare a suo piacimento. Questo è un grosso privilegio per un artista. Tutti gli artisti, penso, vorrebbero nella loro carriera poter avere questa grande fortuna. C'è un luogo deputato a tutta la tua espressione. Vanni è un artista eclettico, per cui lavora con la pittura, lavora di architettura in questo cimitero progettando una piccola cappella, ma lavora anche di scultura, perché quando poi analizzeremo l'opera nel dettaglio vedremo che sono anche delle parti scultoree importanti, come delle teste o anche degli spunzoni che in qualche modo ricordano una sorta di decorazione. Quindi tutto all'interno di questa cappella è di Pietro Vanni, e abbiamo questa fortuna, come detto, di poter fare questa conversazione, perché molte volte quando parliamo di opere d'arte le leggiamo fuori dallo spazio in cui sono state progettate. Quindi estrapolare un'opera e metterla in un museo, se da un punto di vista della godibilità abbiamo un grosso vantaggio, però perdiamo la concezione che l'artista ha avuto nel momento della progettazione. Ecco, detto questo, non mi soffermerò molto sulla biografia di Pietro Vanni, intanto perché non ci sono tantissime notizie, stranamente, non contemporaneo tutto sommato, eppure non abbiamo, sì, sono delle biografie, vero, ma non sono poi così dettagliate di aneddoti, di situazioni particolari, non c'è tantissimo su di lui. E anche se andiamo sul web, dove si trova veramente di tutto, persone insomma magari non importanti o che hanno fatto poco nella loro vita, ma troviamo fotografie, troviamo articoli, è difficile trovare anche dei quadri di Pietro Vanni, effettivamente. Addirittura c'è un altro Pietro Vanni che è più gettonato sul web, un artista più recente, sicuramente meno importante di lui, perlomeno per quello che ha rappresentato per la nostra città. E quindi ci chiediamo perché tutto questo. Io ho una mia idea, insomma, e ve la esprimerò durante questa conversazione. E poi il titolo io ho intitolato questa conversazione Dentro e fuori il suo tempo. Perché? Perché l'Ottocento è un momento molto difficile per gli artisti, cioè tutte le epoche sono complicate per gli artisti, perché ogni epoca ha i suoi alti e bassi, le sue difficoltà, guerre, pestilenze, carestie, ispirazione o meno. Ma l'Ottocento è molto particolare, perché nella seconda metà dell'Ottocento di fatto nasce l'arte contemporanea. C'è un qualcosa che prima non era mai esistito, una bomba dirompente che rompe tutti gli schemi che per secoli sono stati uso appannaggio degli artisti e dei fruitori d'arte, cioè dei collezionisti, che un tempo erano personaggi importanti, ma nell'Ottocento cominciano anche a essere borghesi o ricchi, gente che colleziona, per cui non ci sta più solamente uno schema limitato alla decorazione, per esempio, di chiese o di palazzi, ma c'è il privato che irrompe con tutta la sua forza, la sua ricchezza nel mercato dell'arte. Parigi nell'Ottocento è il fulcro dell'arte mondiale, questo fulcro si sposterà successivamente a New York e li rimarrà probabilmente ancora oggi. È la città, insomma, che più catalizza l'interesse, poi con picchi come Londra, Berlino, ma insomma rimane poi quella lì in fondo l'attrazione massima per un artista. E l'Italia e il nostro stato della Chiesa è molto indietro in questo periodo. Vanni nasce nel 1845, quindi un'età turbolenta, con tante filosofie, tanti pensieri, ma anche tanta voglia di unità d'Italia per alcuni
per alcune frange, diciamo, della nostra società. Quindi un'epoca che avrà molte battaglie, le guerre di indipendenza, fino all'unità. E con l'unità poi lo Stato Pontificio di fatto finisce, insomma, finisce questo regno, anche in questo caso durato per secoli. Quindi un'epoca veramente di transizione. E poi le nuove scoperte, pensate a fine secolo, il treno, la macchina, gli aeroplani, un mongolfiere e tante altre, la luce elettrica per esempio, che cambia radicalmente il modo di vedere le cose, no? Si passa dal buio all'illuminazione 24 ore al giorno. Insomma, tutto questo ovviamente lascia una traccia sugli artisti. Pietro Vanni, come detto, nasce nel 45 a Viterbo, i genitori sono ricchi, una buona famiglia, di origine vengono da Siena e lavorano nel tessile. E a 7 anni viene mandato a Siena in collegio a studiare e lì rimarrà fino a, diciamo, 18 anni, un po' prima torna a Viterbo, ma a 18 anni nel 63 che ha il primo impatto forte con l'arte. Perché? Perché il padre lo manda appunto a Parigi, a vedere quello che di nuovo propone il mercato, insomma. Un posto così importante e un viaggio altrettanto importante per questo ragazzo. E quando torna da Parigi, torna infiammato per l'arte. Adesso vedremo, cercheremo di capire cosa ha visto a Parigi, insomma, io non ho idea, non abbiamo evidentemente delle notizie che ci dicono cosa realmente ha visto lì, ma un'idea ce l'ho in merito a questo. Fatto sta che lui torna e dice al padre: voglio fare l'artista. Shock pazzesco per questo genitore, perché sapete, insomma, un po' com'erano poi le famiglie nell'Ottocento, no? Com'era radicata un certo stato di conservazione e di carriera anche verso i figli stessi. Per cui il padre non ne vuol sentire, ma avviene un fatto straordinario per un ragazzo, si innamora, ma un amore che dura 5 anni, ma che all'improvviso termina per la morte della sua amata, una popolana, Emilia Moretti, e quindi lui ha questo momento di sbandamento pazzesco. Si rinchiude ai Cappuccini, al convento dei Cappuccini, per 3 mesi, addirittura si teme per la sua incolumità mentale, insomma. E quando finalmente riesce a digerire questo lutto, il padre, quasi a risarcirlo, decide di, ok, vuoi fare l'artista, fai l'artista. Ma non è ancora finita, poveraccio, perché un anno dopo muore la madre. E qui abbiamo una prima opera che lui regala ai genitori, che è la copia di una Madonna col Bambino, di un artista del 600, Scipione Pulsone, come vedete una classica Madonna col Bambino, insomma, tecnicamente comunque si vede che è una persona predisposta all'arte, anche perché finora non ha avuto grossi rudimenti, non ha fatto una scuola, un'accademia, ha avuto sì un maestro bravo, importante, un buon artista di nome Franchi quando stava a Siena, ma di fatto non ha partecipato a nessun'altra scuola, no? Non ha alle spalle degli studi, eppure realizza quest'opera, quindi insomma evidentemente è dotato, è portato. Però, come detto, la madre morirà di lì a poco, nel 72, e il padre addirittura 3 anni dopo, per cui poveraccio questo ragazzo si troverà orfano, ecco questa è la foto del padre, si troverà orfano a 30 anni, ha perso l'amore, madre, padre, insomma più sfortunato di così si muore. E invece in tante sfortune almeno ha questa consolazione, questa piccola gioia, questa è la madre, di poter svolgere la sua attività, insomma, quel dono che evidentemente sente di avere e vuole fare l'artista. Allora cosa fa? Ormai è la soglia di 30 anni, è troppo anziano, è troppo grande per poter fare l'accademia e quindi si mette in cerca, trova un artista a Roma, città che frequenterà spesso perché lui dividerà un po' la sua permanenza fra Roma e Viterbo, chiaramente starà più a Roma perché è una città un pochino ovviamente più all'avanguardia di Viterbo, anche se Roma è molto statica, insomma, in quel periodo, ormai è una città buona per il Grand Tour, per vedere il pittoresco, no? I campi con le pecore, con le rovine, per dare immaginari agli artisti che fanno questo tour, insomma, di un paesaggio ancora bucolico, ma fuori dalle logiche dell'arte contemporanea. E quindi lavorerà con questo Maccari, che è un ottimo pittore accademico, Cesare Maccari, vi faccio vedere qualche lavoro.
è un pittore accademico, e adesso devo spendere, concedetemi due parole sull'Accademia, perché l'Accademia è qualcosa, affresco che sta al Senato, Catilina, messo da una parte. Devo spendere due parole per farvi capire un po' il clima, altrimenti siamo fuori dal contesto. Vi rendete conto, no? Oggi guardando l'arte contemporanea e quello che accade, la varietà delle ricerche, la differenza che c'è fra un video, un'installazione, un quadro astratto, un quadro figurativo, un quadro surreale e così via. Oggi c'è un vastissimo panorama e c'è grande confusione, ma a quel tempo non era così. Nella prima metà dell'Ottocento, ma anche all'inizio degli anni 50, 60, insomma quando Vanni comincia a infervorarsi per l'arte, c'era una sorta di iter da rispettare. Questo processo era dettato dai tempi dell'Accademia. L'Accademia che non era come quella di oggi, dove i ragazzi fanno un po' quello che vogliono, hanno massima libertà, pensano, ragionano, si esprimono come meglio credono, ma a quel tempo non era così. Era molto, era una costrizione la scuola, se vogliamo, nel senso che si disegnava in quel modo, si dipingeva in quel modo e la composizione doveva essere in quel modo. E poi le tematiche. Questa è una tematica storica, vedete? Molte volte le tematiche del dell'Ottocento si rifanno o alla storia nostra, alle nostre tradizioni, ma questo succede anche in Francia, da tutte le parti, perché è un po' tutto uguale, omologato un discorso. Quindi o temi storici, come questo, in questo caso, e che ben si presta poi per Palazzo Madama, no? Quindi o temi storici di questo tipo, o temi storici che si rifanno al Medioevo. Sapete questo revival che c'è di romanticismo, e questo non avviene solo nella pittura, avviene anche nella musica. Pensate opere come, non so, l'Otello o opere di Verdi, i Lombardi della Prima Crociata. Ci sono tante opere, insomma, il Trovatore, che si rifanno a questo mondo medievale o rinascimentale. E poi ci sta in tutto questo una costrizione anche non tanto nella tecnica quanto nell'uso del colore, per cui sono dei modi precisi di operare, quindi sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista, diciamo, concettuale, grande costringimento per gli artisti. E questa è una tipologia di opera, questa qui è del suo maestro, appunto, Maccari, molto bravo, come vedete, guardate che bellezza che hanno queste pitture che stiamo vedendo, tecnicamente sono perfette. Pensate che la pittura dell'Ottocento è quella che raggiunge l'apice dell'arte, più del Rinascimento. Può sembrare strano, ma è così. Anche perché lo studio dell'anatomia ha fatto passi da gigante. Se nel Cinquecento gli artisti erano costretti a scuoiare i cadaveri, no? Di nascosto per studiare l'anatomia, beh, adesso sono dei trattati, c'è la ceroplasta, ci sono insomma delle campionature di anche organiche, nel senso che ci sono proprio delle parti anatomiche che vengono in qualche modo conservate e quindi disegnate appannaggio anche degli artisti. Ecco, un'opera così, diciamo, è perfetta da un punto di vista dell'insegnamento morale, che è sempre un qualcosa che l'Accademia deve in qualche modo trasmettere, della composizione. Quello che vedete adesso, io ve lo mostro perché lo troverete anche in Vanni, quando farà opere di questo tipo. Quindi questo è un prototipo standard. Vanni, scegliendo Maccari come pittore, come suo maestro, anche se non ha l'Accademia alle spalle, per cui avrà sempre dei limiti, soprattutto nel disegno, che sarà un po' la carenza, il punto debole di Vanni, e su questo i critici d'arte, che già da allora cominciano a far danni, punteranno sempre il dito, come dire, tu sei carente nel disegno, perché sanno che per disegnare occorre una vita, e per dipingere, come diceva Enger, occorre una settimana. E questo è vero, la qualità pittorica di Vanni è altissima in certi momenti, ma il disegno a volte è carente. E questo appunto sarà un pochino il suo tallone d'Achille. Bene, lui scegliendo ovviamente quest'artista, sceglie di stare in questo contesto, quindi è dentro il suo tempo, ecco il titolo. Cioè il suo tempo è questo, è la pittura accademica. Oltre questa tipologia di pittura, questo è un lavoro di Maccari che evidentemente è venuto a Viterbo a trovare Vanni, o Vanni gli ha fornito il Palazzo degli Alessandri, Piazza San Pellegrino. Vedete questa relazione che c'è fra questi due artisti, no? E, ecco, dicevo che oltre
un altro pittore accademico, per far vedere poi come in effetti c'è poca differenza a volte fra un artista e l'altro, perché è un qualcosa che unisce un po' tutti, a comune insomma, gli artisti, questo modo di lavorare, no? Quindi c'è poca differenza e questa è un'altra cosa. Oltre a questa tipologia di lavoro, poi c'è l'arte sacra, che va sempre bene, soprattutto in Italia, nel nostro territorio. Vedete che lo schema è quello di Raffaello ancora, cioè nell'Ottocento viene ancora riproposto Raffaello, a distanza di 3 secoli, in maniera, per carità, soave, dolce, bellissima, ma se vogliamo, qualcosa ormai di obsoleto, no? Per quanto bello. Non viene preso, per esempio, a modello Michelangelo, né un Caravaggio, ma Raffaello sì. È la fortuna di Raffaello, avrà sempre questa piacevolezza in tutte le epoche. Cioè nessuno si stancherà mai di questi visi dolci e di questa bellezza o gli angioletti, no? Molte volte nei mercatini vedete quegli angioletti che si baciano, no? Beh, sono di pittori accademici, di Bourguereau, che è un accademico francese. Sono immagini che ancora oggi molta gente mette in casa perché la suavità, la dolcezza. Questo è accademismo. O ancora, pittura di storia. Quando avviene l'Unità d'Italia, lo Stato italiano ha necessità anzitutto di costruire nuovi musei di arte, diciamo, contemporanea, perché è contemporanea a quel momento storico, e ha bisogno di celebrare queste grandi imprese, l'Unità d'Italia. E allora commissiona, spende parecchi soldi, quando fa dei concorsi per, non so, la battaglia di Custozza, la battaglia di Magenta, di San Martino e Solferino, di Dogali e così via. Cioè, quindi quei quadri che vedete oggi bellissimi alla Galleria d'Arte Moderna di Roma sono realizzati in questo periodo e è sempre arte, diciamo, accademica. Quindi vedete che l'accademismo ha varie sfaccettature, no? Però ha questa poi comunione di... è difficile a volte distinguere un artista dall'altro. E poi c'è il realismo, come c'è in letteratura con Verga, Grazia Deledda, o in musica con Mascagni o Leoncavallo, ecco che c'è il realismo anche in pittura. Per cui il povero Favretto, per esempio, pensa a lui, quindi non so, scene di genere, tipo il ratto piuttosto che la bambina alla fonte, sono immagini che non hanno chissà quale significato morale o vogliono insegnare chissà che, però sono uno spaccato di vita. Vanni farà un po' l'uno, un po' l'altro, quindi galleggerà all'interno di questo tipo di lavoro. Ma quando lui va in Francia, nel 63, in Francia avviene una cosa sconvolgente, perché è da lì che nasce la pittura contemporanea. E in Francia c'erano i salon ufficiali, cioè era l'uomo deputato a mostrare il meglio che c'era allora nel paese, e gli artisti più importanti mandavano questi quadri in esposizione. Erano delle sale enormi, con quadri uno sopra l'altro, un po' come nelle fiere, se vogliamo, per cui non c'era quella dignità che noi riconosciamo oggi nel momento in cui esponiamo un'opera, no? E in questa circostanza, ve lo faccio vedere perché insomma è un quadro troppo famoso e troppo importante, Manet espone Le Petit Déjeuner sur l'herbe. Questo quadro che crea scandalo, una donna nuda, fuori dal suo contesto, quindi non isolata, non una Venere sull'acqua come farà Jerome, per esempio, o altri accademici con gli angioletti intorno che voi le svolazzano, no? Ma una donna nuda accanto a degli uomini vestiti non ha senso, è una provocazione. Questo quadro sarà ritirato dal salone ufficiale e sarà mandato al Salon des Refusés, cioè dei rifiutati, perché Napoleone III, davanti alle tantissime richieste di artisti che vogliono immettere il loro lavoro sul mercato ma non hanno spazio, è costretto a fare un altro salone, non ufficiale, quindi non ci sono i migliori lì, ma ci sono i rifiutati, e Manet va lì. Chissà che Vanni in quella circostanza, visto che stava a Parigi, non abbia visto uno dei due o entrambi questi saloni. Questo non lo sapremo mai probabilmente. Io suppongo che magari quello ufficiale l'abbia visto, se è tornato con questo sacro fuoco per l'arte, perché ha visto quello che di meglio c'era allora, no? È come oggi, non so, una rassegna importantissima che dà lustro agli artisti, no? Era un po' la stessa cosa. Per cui, torniamo al nostro Pietro Vanni, torna appunto in zona. E una delle prime opere che dipinge e che vi voglio mostrare è il Cristo morto che sta al Museo del Duomo.
È un quadro che tecnicamente è molto bello, la pittura rende veramente il senso della morte e anche la compostezza dell'immagine. Ha qualche limite nel disegno, come dicevo prima, che sarà sempre il limite di Vanni, braccio corto e il torace anatomicamente non perfetto. Ora, questi difetti che si riscontrano e che riscontrarono i critici di allora sono dovuti, come posso dire, non tanto all'idea di trovare per forza degli errori in un artista, che è quello che si può pensare ascoltando, diciamo, una disamina del genere, ma perché in questo tipo di pittura c'era la ricerca della perfezione, solo per questo. Quindi, essendoci questa ricerca di un'opera perfetta, una imperfezione veniva notata e dava fastidio. È chiaro che se guardiamo l'opera di artisti completamente differenti, come questo quadro di Gauguin, qui di imperfezioni non li cerchiamo, perché non è questo lo stile in cui bisogna cercarle, ma nell'accademismo sì. Quindi dobbiamo partire da questo punto di vista. Un'altra opera importante, come ricordava Vincenzo, è l'Odalisca, vinse una medaglia d'oro a Rovigo, e qui lui riuscì a superare anche artisti famosi dell'Ottocento, e questa Odalisca, dai pochi spunti che sappiamo, era nuda, quindi mise il velo, un compromesso che la chiesa in qualche modo locale, dei clerici, amici suoi, lo spinsero insomma a mettere, ma soprattutto le piume di pavone, quel mazzo di piume che nasconde proprio insomma la parte del bacino, quindi quella un pochino più provocatoria. Anche in questo caso i critici accusarono Vanni di avere delle carenze nel disegno, delle gambe soprattutto. Io trovo che sono splendide, però i critici a quel tempo devono per forza trovare sempre qualche cosa. Notate anche il gusto che si manifesta per questo mondo esotico, che è un'altra caratteristica dell'Ottocento. Infatti di lì a poco ci sarà il giapponesismo, no? C'era Van Gogh che collezionava immagini giapponesi, ne comprava, spendeva i soldi del fratello per comprare queste immagini. Ogni tanto divago perché il periodo è molto ampio, insomma, non ci si può limitare solamente a un artista. Per cui questo gusto per l'esotismo trova la massima espressione. Notate anche il fondo come è lavorato, che la parte di sinistra ricorda quasi i lavori dei macchiaioli, Silvestro Lega per esempio. Ricordiamoci che è stato a Firenze dopo il viaggio a Parigi, quindi ha visto anche i macchiaioli che si affacciano in quel momento sulla scena italiana ed europea. E dall'altra parte questa carta da parati che possiamo anche riscontrare, seppur diversa, in questa decorazione. Per cui questo gusto per la carta da parati che dipinta, il decoratore, insomma, una figura che oggi non esiste più, perché oggi un po' il gusto è cambiato, un po' ci sono comunque le carte già pronte che costano meno. Bene, a quel tempo però c'era questa idea ancora di decorare il tutto come una sorta di horror vago, insomma, un po' come poi questa cappella. E quindi Vanni alterna appunto momenti molto alti a momenti a mio avviso più bassi. Nell'arte sacra, per esempio, secondo me Vanni è molto bloccato. Ecco, guardate questo Cristo, che è una figura godibile, che dà anche devozione se vogliamo, ma aggiunge poco a quello che è già stato detto per secoli, dopo il Cinquecento, per esempio, da artisti molto, insomma, che hanno preceduto la sua opera. Oppure, vediamo ancora qualche altra cosa, ecco, anche questo quadro, insomma, fa quasi pensare a un quadro del Settecento, dei primi dell'Ottocento, ma anche del Seicento, se vogliamo, per cui non ci sta un granché di nuovo. O quest'altro che sta a Bagnaia, come si è rigida la figura di questo Cristo con questo petto in fuori, no? La tecnica pittorica è sempre molto molto alta, quindi la qualità è veramente alta. Quello che è un po' carente è la composizione o certi dettagli anatomici. Finché giungiamo a un punto importante del suo lavoro artistico, vediamo se riesco a trovare, qui, nel 1883, per un'esposizione che c'è a Roma, lui fa un quadro di storia sulla scia di quello che ha fatto Maccari e che stanno facendo altri artisti. La peste di Siena, ambientata nel 1300, una scena che il Boccaccio descrive, per cui accanto a Santa Caterina, che in primo piano soccorre un appestato delle suore che stanno con lei, dei giovani ridono e si beffeggiano la morte,
quindi cerca insomma di godere quello che c'è da godere, sperando di non prendersi il morbo. Questa grande composizione, devo dire anche molto bella, perché vi assicuro, ecco, l'addetto ai lavori, che non è difficile, non è facile assolutamente gestire spazio, scenografia, luci, ombre, in una tela di questa dimensione, fu criticata. E anche in questo caso la critica si disperse il proprio giudizio. Chi l'accusò che non c'era abbastanza profondità, chi che le figure in primo piano erano troppo chiare, chi che non era abbastanza drammatico, vuol dire non è reso quel sentimento che la pittura di storia deve rendere. Insomma, fu giudicata da molti negativamente. Anche in questo caso io trovo invece che sia un'opera di altissimo livello. E sulla sinistra c'è uno scorcio di Palazzo degli Alessandri, o quantomeno si è ispirato a quel palazzo lì, per cui ecco che ha messo, del resto Viterbo insomma si presta bene come scenografia naturale, e lo vediamo anche nelle fiction, nelle serie TV, dei film che si girano oggi, per cui a maggior ragione si prestava allora. Ecco, ci deve essere sempre, secondo questo accademismo, l'intento morale, cioè insegnare qualcosa. In questo caso ci dovrebbe essere una sorta di sentimento che, secondo alcuni, come detto, insomma, non ci fu. Trovo la cosa abbastanza... Quello che dispiace è che quest'opera, che era collocata sulla destra della Chiesa della Verità, appena si entra, quindi prima della Cappella Mazzatosta, dove c'è adesso il Sacro Cuore, se vogliamo, in quella zona lì, quando ci fu l'onda d'urto, credo nel 44, nel 43-44, che distrusse la Cappella Mazzatosta e la mandò in mille pezzi, beh, questa tela sparì. Strano che una tela sparisce, insomma, anche perché le tele di questo periodo sono tele di grande qualità, non sono il cotonaccio o il rayon che si usa oggi. Oggi gli artisti usano tele scadenti. A quel tempo si usava solamente lino, e per una tela di questa dimensione, vi assicuro, doveva essere anche un lino bello tosto, bello infilato, bello spesso. E se non era lino, era canapa, che comunque sempre molto bella, bella e alta. Questa insomma, è un po' la storia delle tecniche artistiche. Con la preparazione sopra e il film pittorico, insomma, un'opera così non può essere sparita, quindi non può essere andata in frantumi, per intenderci. E come fu restaurata la Cappella Mazzatosta, aveva qualcosa, se non ricordo male, come 20.000 pezzi rimessi insieme a mosaico, è impossibile che questa opera sia sparita. Questa qualcuno l'ha trovata fra le macerie, se l'è trafugata e chissà dove starà. Magari l'ha fatta a pezzi e ha solamente dei frammenti. È sparito il sipario del teatro. Sparito. Questa informazione, ringrazio Mauro. Stava sempre lì. Per questa informazione che non sapevo. Hanno tagliato le teste. Probabilmente l'hanno fatta a pezzi, insomma, una tela così grossa, i pezzi buoni li hanno. Chissà dove saranno, insomma. Comunque, nell'87 sposa la Calabresi, vedova Calabresi, e va a abitare nel Palazzo Calabresi, che purtroppo è chiuso. È stato restaurato parzialmente, facevo una mostra tanti anni fa, poi fu richiuso, solamente per la mostra fu aperto e poi fu richiuso. Peccato, perché insomma è un bel palazzo quello lì. E questo è un ritratto che lui fa alla moglie, una bellissima donna come potete ben vedere, ma non inciderà molto nei suoi usi e costumi questo matrimonio, perlomeno ecco dalle notizie insomma che ho io, che ho letto, da quelle poche che arrivano, non è che cambierà la vita di Pietro Vanni questo matrimonio, insomma. Classico ritratto dell'Ottocento, però concedetemi un piccolo parallelo, che non vuole essere una critica a Pietro Vanni, ma ritorniamo sul tema iniziale, dentro e fuori il suo tempo. Guardate, mentre lui realizza questo tipo di ritratto bellissimo, ripeto, ritratto che raffigura sua moglie in maniera oggettiva, guardate come sta cambiando l'arte. Questo ritratto di Boldini, ferrarese, che fa la Marchesa Casati. Guardate che differenza e di novità di pittura. Ora, magari è meno piacevole dell'altro, però ha in sé la modernità, il movimento, la pennellata sfrangiata, il dinamismo che ha questa figura, no?
una donna così dinamica e così forte, come rende bene anche questa idea. E Piume di Pavone anche in questo caso, ma notate la differenza proprio della pittura. Cioè l'arte è cambiata. E Vanni ha fatto una scelta di essere dentro il sistema dell'arte, che è quello accademico, perché se non sei lì dentro non vendi, non vivi, no? Anche in questo caso dobbiamo pensare alla differenza che c'è tra l'artista di allora e l'artista di oggi. Oggi gli artisti fanno quadri per se stessi, non fanno i quadri necessariamente per la vendita. Van Gogh non vendette un quadro e poi glieli comprava fratello. Io non ho fratello che me li compra, ma ogni tanto qualcosa si riesce a fare. Comunque, detto questo, se non stavi in quel sistema, è fuori. E fuori vuol dire essere fuori dalle vendite e dalla vita reale, se vogliamo. Ricordatevi, ecco, ve lo dico, io ho messo tante immagini anche di arte contemporanea dello stesso periodo. Ecco, questa è un'opera del 74. Nel 74 lui ancora non ha dipinto, lui ha dipinto la Sacra Famiglia. Nel 72, nel 74 muore il padre, va da Maccari. Questa è un'opera di Monet, Impression au soleil levant, no? Che fu l'opera che coniò il termine impressionismo. Perché un critico disse, ma quella sembra un'impressione, ma in maniera dispregiativa, non voleva essere un complimento. Da allora il movimento si chiamò impressionista grazie a quest'opera. Ecco, se vediamo questa e quella degli accademici, siamo anni luce. Solo che cosa accadde? Che per decenni ancora l'arte ufficiale fu quella di Maccari e di questi altri artisti, mentre gli impressionisti e le nuove correnti vennero messe da parte. Poi ci fu la grande esplosione, non sto qui a farvi tutta la storia, ma solo due cose. Arrivarono gli americani a un certo punto a Parigi, cominciarono a colonizzare anche dalla Russia, comprarono tutto quello che c'era sul mercato, dopo da Picasso, Modigliani, impressionisti, hanno riempito i musei e hanno cominciato a fare delle collezioni a casa loro, non avendo artisti, diciamo, di forza importanti da poter proporre. Quindi hanno fatto collezioni sull'arte, diciamo, europea. Ecco, dopo questa piccola divagazione, ecco, torniamo per esempio a un'altra opera di Vanni, che abbiamo anche la foto del modello. Ecco, notate come in questo Cristo le braccia siano corte, obiettivamente, cioè il torace, il diaframma non sia corretto. Ecco, quindi accademico con grande tecnica, ma a volte carente sul disegno. Abbiamo il modello di quest'opera, eccolo qui, che posa. Foto dal basso, forse si è utilizzato anche una foto, anche in questo caso lo schiacciamento, anzi la deformazione dell'obiettivo ha creato queste braccia ancora più corte perché la foto è presa dal basso. Questo è il modello, chissà chi era, sarebbe interessante saperlo. E poi c'è la bellissima decollazione del Battista che è stata restaurata, adesso sta nella cappella di sinistra, nella Basilica della Quercia, e Vanni stupisce perché, a me particolarmente, perché riesce con dei tocchi di colore pastoso, sovrapposto alle classiche stesure accademiche, riesce con quelle a dare vitalità senza inventare chissà quale stile, senza trovare dinamismo o altre soluzioni che l'arte contemporanea sta proponendo, però riesce a dare vivezza, realtà a queste immagini. La luce proviene dall'alto, qui prese lo schema, si ispirò un altro artista di quel tempo, ma qui non si vede molto bene, è bellissimo il dettaglio della pelle del carnefice che sta legando il Battista, che è tutto in ombra, quindi interessante, molto interessante questa soluzione di mettere il protagonista, anzi i protagonisti, perché c'è anche Salomè, non mi ricordo chi era, tutti in ombra, in controluce, è strano. Ora c'è da dire che in questa fase storica c'è qualcosa che prima non c'era e che aiuta gli artisti, è la fotografia. Quindi la fotografia dà agli artisti un nuovo modo di leggere la realtà. Quindi una foto fatta in controluce dà una nuova visione della luce stessa e della realtà. E queste innovazioni che verranno messe dagli artisti nell'Ottocento nei loro quadri dipende anche da questo, no? Se noi pensiamo alle immagini della pittura antica o quantomeno di quella classica che va dalla Rinascenza all'Ottocento, prima dell'avvento della fotografia, a parte
qualche soluzione quasi al buio con la luce sparata come i Caravaggisti e Caravaggio, ma troviamo sempre figure abbastanza illuminate, il protagonista insomma, a parte ecco, il periodo storico del Caravaggismo, non c'è mai questa idea di mettere una figura in controluce, un protagonista, insomma una cosa abbastanza particolare questa, e ci teneva a farla vedere. E poi un quadro molto bello che purtroppo è sparito quando fu sistemata Piazza Verdi, quella zona, era una Santa Rosa, bellissima anche questa, che stava in edicola, abbiamo solamente qualche fotografia. È un realismo molto, a mio avviso, molto, molto efficace, fatto veramente bene. Questa è la modella che posò, abbiamo la fortuna di avere qualche foto insomma di queste modelle, poi Mauro chissà quante fotografie avrà. E questo è il quadro finito, vedete quanto è bello, non abbiamo l'immagine, la cromia, ma già da una foto in bianco e nero possiamo insomma apprezzare la qualità di questo quadro. E veniamo a quello che rappresenta questo spazio. Ecco, io adesso vorrei giocare un pochino sulla sinestesia, concedetemi questo colpo di teatro, per cui invito Francesco a accendere le luci perché è molto buio, non si vede niente. Ecco, sono gli anni di Verdi, gli anni di Wagner, gli anni di grandi musicisti. E allora, Francesco, sono partite le luci? Sì, sì. Ok. Cerchiamo di godere con la musica la luce che entra nella cappella. Questa diapositiva della cappella Mazzatosta perché lo schema è indubbiamente quello, quindi questo cielo azzurro con gli evangelisti nella cappella Mazzatosta, qui i quattro dottori della chiesa che sono posti su dei troni circondati da angeli, quindi lo schema è assolutamente questo. E quello che vedete in alto, proprio al centro della volta, la croce, è una cosa che a mio avviso riprende dal Duomo di Orvieto. Nel Duomo di Orvieto, nella cappella di San Brizio del Signorelli, la parte alta è fatta con dei tasselli di cera dorati. Ora, io non sono salito, insomma, nella cappella di San Brizio sono riuscito a toccare, a vedere queste cose da vicino, qui non ce l'ho fatta, ma suppongo che si tratti dello stesso materiale, della stessa cosa, o quantomeno a livello visivo ricorda molto quello. Quindi queste palline di cera dorate. Quindi una citazione forte del 400. Ecco quel mondo del 400 che ritorna continuamente in Wagner. Lui amava moltissimo la cappella Mazzatosta,
tant'è vero che ha riprodotto lo sposalizio della Vergine, che sta, se non ricordo male, nell'ufficio del sindaco, no? Nella sala rossa, per l'appunto. Mentre questo è lo schema, la lunetta che lui dipinge sempre nella cappella Mazzatosta sopra l'altare appena si entra, con lo schema degli angeli. E guardate come in effetti questo schema, seppur più rigido, perché appartiene a una fase in cui Lorenzo da Viterbo ancora non è maturo, no? Non è la parte che sta sotto con lo sposalizio, la parte alta, ancora è un giovane immaturo, però seppur rigido è lo stesso schema che in qualche modo viene riproposto. Ho messo un pezzo di Wagner perché Wagner certo ripropone non la religione cattolica, se pensiamo a Cristianisotta, a Leutnik, Tannhäuser, però ripropone quel mondo. Quindi ecco, venendo qui dentro, insomma, io ho delle forti sensazioni che mi riportano a quell'epoca e a quella musica, per questo ho scelto di mettere questo qui. E qui Bandi dimostra di essere un artista molto eclettico. Se guardate quei medaglioni che sono in alto, sono medaglioni con delle teste di terracotta. Sopra la nostra testa, qui sopra di me, c'è addirittura il suo cane, un bracco che lui aveva, quindi amava molto gli animali e ha rappresentato un cane. Non sappiamo chi sono gli altri personaggi, io posso ipotizzare che siano personaggi reali, insomma. Qualcuno sarà di maniera probabilmente, ma io suppongo che lui abbia anche ritratto qualche personaggio della Viterbo di allora. Poi sono le virtù teologali e cardinali molto belle nelle lunette, cioè sotto la volta. La volta, a mio avviso, rimane molto rigida, rimane un po' troppo pesante, forse con delle cadute di stile. È vero che Vanni è un pittore che lavora ad olio e passare dall'olio all'affresco obiettivamente, tecnicamente, è molto complicato. Cioè tutt'altro, si usa la pasta in un tipo di pittura, si usano degli strati quasi velati, sottili, liquidi, nell'altra. Per cui un artista che è abituato a sovrapporre strati, come ha fatto nella decorazione del Battista che vi ho fatto vedere prima, beh, si trova in difficoltà sicuramente. Poi si può ipotizzare che abbia avuto qualche aiuto. Lui aveva una Corinna Modigliani, si chiamava, una sua allieva, diciamo, che probabilmente lo ha aiutato, perché ci sono anche delle cadute di stile ogni tanto, e probabilmente la lieva. Per cui, mentre la volta rappresenta una parte ancora un po' di transizione, una parte ancora un po' vecchia della pittura, ecco, vi metto anche l'immagine degli evangelisti di Lorenzo da Viterbo, per vedere anche la similitudine con quelli, con dottore della chiesa che lui rappresenta, no? Stessa posizione più o meno, siamo lì, abbondanza di oro in un tempo in cui ormai l'oro è solo decorativo, pensiamo a Gustav Klimt, ormai l'oro è decorazione, non ha più quell'importanza anche concettuale che poteva avere nel 400 o nel Medioevo. E a volte viene usata anche male, devo dire, c'è questa veste. C'è una veste, ecco, quella di sinistra, verde, dove l'oro non segue neanche le pieghe del panneggio, ma rimane assolutamente piatto. Per cui questo non discriminato, a mio avviso, è una caduta di stile di Pietro Vanni. Però, nei due lavori in basso, che sono la Resurrezione dei Corpi e la Resurrezione di Lazzaro, si avvicina finalmente a queste nuove correnti che stanno ormai imperversando in Italia e all'estero. In Italia soprattutto c'è il simbolismo, pensiamo a Previati, un artista di nome Previati, o a Pellizza da Volpeto, per esempio. Ecco, questa è un'opera simbolista, no? Molto moderna, come vedete, ed è di questo tempo. Siamo nel 90, quindi ormai Vanni è abbastanza grandicello, insomma è all'apice della carriera. E troviamo soluzioni soprattutto nelle striature del campo, sotto le anime che stanno danzando, che ricordano molto le poetiche simboliste. C'è una figura, c'è un corpo, un cranio che sta nascendo, con tutto il corpo sta risorgendo dalla terra, che secondo me è una citazione di Michelangelo e del Giudizio Universale. Adesso ve lo mostro. È quella figura sulla sinistra con quel velo sulla testa che ricorda molto questa figura di Michelangelo del Giudizio Universale. Vedete che corrispondenza c'è, no? Quindi sicuramente in questo caso lui ha preso spunto da Michelangelo.
Ecco, io trovo che questo lavoro sia un po' l'apice della pittura di Pietro Vanni da un punto di vista della modernità. Ecco, qui lui riesce in qualche modo ad avvicinarsi a queste novità che l'arte ormai sta proponendo da diversi decenni. È molto suggestivo, a mio avviso, quel tramonto con le figure. E poi, studiando un po' l'opera in questi giorni, insomma, perché mi sono legato più di una volta, ho visto anche degli spunti tecnici interessanti. Cioè, non sono normalissimi affreschi questi, ma ci sono delle parti a rilievo dove, a mio avviso, Vanni non ha usato un affresco. C'è proprio il rilievo della pasta, dove lui ha usato o addirittura la pittura d'olio, anche se non si mette l'olio sul muro senza una preparazione adeguata, come faceva Sebastiano del Piombo, che era un esperto della pittura d'olio sul muro, o potrebbe essere incausto, pittura a cera, perché in quegli anni tanti artisti stanno cercando di rispolverare le antiche ricette della pittura di Pompei, dei Romani, a incausto, a cera. Lo farà Sartorio nel fregio del Parlamento. Quello è tutto dipinto a cera, a incausto. Quindi l'incausto, come sta affascinando in questo periodo storico la ripresa di tutto ciò che è il passato, affascina gli artisti che stanno lì a provare a sperimentare queste ricette. Nessuno riesce ad arrivare alla ricetta dell'incausto, tuttora non si sa come facessero i Romani, non abbiamo testimonianze precise, se non qualcosa di Ludio, di Plinio, scusate, che parla di Ludio, un pittore che dipingeva in causto, ma ci sono tanti tentativi, potrebbe essere pittura in causto. Per quanto riguarda la risurrezione di Lazzaro, fu molto criticata quest'opera dalla curia, non piacque ai clericani, insomma, ecco, forse perché è troppo nuova per loro, non lo so. Però anche in questo caso vediamo come, piuttosto che tutti i passaggi tonali che sono tipici della pittura accademica, cioè l'ombra che va dallo scuro al chiaro, no? Che descrive la rotondità di un viso o di un paesaggio, e Vanni ricorre quasi a delle spezzettature, delle frammentazioni di colore, chiaro e scuro, un po' quello che facevano i Macchiaioni, se vogliamo. Quindi Vanni qui ha coscienza, evidentemente, di quello che è accaduto, che sta accadendo in tutta Europa. Non riesce a divincolarsi, a staccarsi da queste commissioni che in qualche modo lo bloccano su certe posizioni, però fa dei passi in avanti notevoli in questi affreschi. E poi, se guardiamo anche i contrasti cromatici, in quei fichi d'India mette arancione e verde, che sono contrasti fra complementari, quindi un qualcosa che non appartiene tanto alla pittura antica quanto a quella più moderna, no? Con le teorie appunto che vengono. Qualcosa aveva preso, ma l'aveva imparato. Insomma, arrivano anche in Italia notizie, chiaramente non c'erano i giornali e basta, ecco, però insomma, fateci caso, poi magari quando ritornerete e guarderete fino a questi affreschi, a questa massa, no? Tutta la parte bianca che vedete, quei tocchi di bianco, sono a rilievo e non può essere affresco assolutamente, perché il pigmento, per essere inglobato con la carbonatazione della calce, nella calce stessa, deve essere liquido, altrimenti rimarrebbe polveroso e andrebbe via stregato. Quindi quello è materia vera e propria. Né credo che sia pittura tempera. A mio avviso potrebbe essere veramente una pittura a cera o forse anche ad olio. Diciamo che Vanni tecnicamente era molto carente, e qui si vede anche in questo caso la mancanza della scuola. Tant'è vero che alcuni quadri si anneriscono dopo pochi anni. La stessa Peste di Siena, i funerali di Raffaello, per esempio, che tra poco vedremo. Un'opera che si annerisce, si scurisce. Perché questo? Ecco, vi do una missione tecnica, visto che è un po' la materia che insegno, una delle materie che insegno. Perché a quel tempo, ma questo è accaduto fino a quando ho fatto l'Accademia di Belle Arti, quindi fino agli anni Ottanta, molti colori erano a base di piombo. La bianca o bianco d'argento è un colore che conteneva piombo. Oggi lo si trova raramente perché il piombo hanno detto che fa male, per cui ha tolto. Fa venire il saturnismo, per cui gli artisti sono tutti pazzi, dovrei essere pazzo, l'ho respirato di piombo a chissà quanto, dovrei essere matto completamente. Per cui hanno tolto il piombo dai colori, ma il piombo a contatto con certe soluzioni, per esempio con la calce, si annerisce. Ecco, faccio una divagazione che vi può servire comunque a voi, così come interessa. Se pensate al Cristo
Ticimabue che sta a Sisi, nel transetto di sinistra, che è tutto nero e sembra una fotografia in negativo, bene, Cimabue, usando appunto il bianco d'argento, fece un disastro perché fece reazione chimica con la calce e si annerì, quindi i chiari sono diventati scuri e viceversa, una foto al negativo. Bene, lo stesso errore molte volte l'ha commesso Vanni probabilmente, questo si ipotizza, perché alcuni quadri si sono anneriti, quindi è facile che abbia usato il piombo con il metallo, quindi unendo per esempio bianco d'argento o bianca con terra di Siena bruciata, ecco che nel tempo la reazione chimica porta all'annerimento del quadro. È successo a altri artisti, c'è il Foppa per esempio, un artista dell'area bresciana che ha tutte le Madonne grigie, probabilmente da ricercarsi questa reazione chimica. Comunque, detto questo, Vanni finisce questi affreschi in 5 anni, dal 90 al 95, e arricchisce la cappella che vediamo con questi spunzoni, con queste decorazioni. Vedete come fa a pensare a un mondo, a un revival del gotico, no? Sembra quasi degli spunzoni di... Ed è un momento in cui l'Italia, e non solo l'Italia, anche a livello di architettura, vengono costruiti molti palazzi con bifore, trifore, no? Anche molte cappelle del cimitero sono fatte con questo stile, no? Torrette, no? C'è un gusto verso il passato, verso il Medioevo addirittura. E anche la decorazione, come fosse carta da parati, va in tal senso. Sono colori un po' cupi, insomma, un po' tristi, ecco questo. È un po' forte, ecco, forse esagerato, se faccio un po' prendere la mano, anche secondo me, questa. Per quanto molto bravo il cimitero. Sarà quello. E poi Vanni si prepara nel Novecento alla sua opera che dovrebbe essere, insomma, il coronamento di una carriera. Ormai è 55enne, quindi quello ha fatto, insomma, quello che doveva fare, e propone all'Esposizione Internazionale di Parigi, che era un momento molto, molto importante, come sempre, un quadro storico, I funerali di Raffaello. Ora, sul perché Vanni proponga un tema del genere potremmo discutere, potremmo anche porre dei dubbi, cioè perché nel 1900 vai a proporre, cioè scegli un tema così, così vecchio, un tema che poteva andare bene nella metà dell'Ottocento, nel 1840, 50, 60 forse, ma ormai è fuori da ogni contesto, cioè ormai Parigi c'è Picasso, cioè sta nascendo il cubismo, fra poco nasce il cubismo, c'è l'espressionismo, ci sono tanti movimenti molto più contemporanei, cioè riproporre un'opera del genere obiettivamente è un po' fuori tema. Non sarà accettata, quindi non andrà mai a Parigi, con grande scorno e dispiacere per Pietro Vanni, che ci mise tutto il suo impegno e il suo amore per farla. È il funerale che accompagna le spoglie di Raffaello al Pantheon, c'è anche Michelangelo, che poi era suo cerrimo nemico, per cui non so come mai Vanni ha messo Michelangelo presente a questo funerale, non credo che sia stato, non dico che sarà stato contento, ma insomma, non lo poteva vedere Raffaello, per cui è difficile, c'è Bramante. E in questo caso Vanni fa tutta un'operazione di grande studio, cioè va lì a studiare come erano i costumi di allora, ci sono i modelli, non ho messo le foto, ma sono i modelli che reggono i bambini, che reggono le candele, vestiti da paggetti, perché l'iter appunto è il modo di comporre un quadro dell'Accademia, cioè ricreare la scena. Anche in passato l'aveva fatto, pure Caravaggio stesso ricreava la scena con le luci, no? Ma nell'Ottocento tutto questo diventa come posso dire, un teatro, cioè figure ferme lì, che riproducono la scena, e l'artista, dopo che l'ha posizionata nelle caselle giuste, non fa altro che ritrarre il tutto con un quadrettato, cioè prende un quadrettato, un grande foglio, lo fa tutto a quadretti e ci mette dentro il disegno e poi lo riporta su tela o su muro se è un affresco. Quindi l'opera purtroppo non fu apprezzata, o quantomeno non fu mostrata a Parigi, fu detto che era troppo grossa, e effettivamente è grossa quest'opera, insomma. Però per mancanza di spazio, ma probabilmente l'Italia va a dare un'altra dimostrazione di modernità, insomma, mandando altri artisti più, un pochino, insomma, più all'avanguardia, ecco, diciamo così.
Però nel 1902, quindi 2 anni dopo, questa opera apprezzata a Pietroburgo, dove vince un premio. Quindi su una piccola consolazione per il nostro Vanni, che poi decide l'anno dopo di regalarla a Pio X, quindi al Vaticano. Da allora quest'opera sta al Vaticano. E ecco, si parlava prima, insomma, chissà se riuscissimo ad averla qui, visto che sta nei magazzini, a morire, a marcire, nascosta, nel dimenticatoio, come tante opere accademiche. Perché cos'è successo? Che quel sistema dell'arte, che era quello che dava fama e ricchezza agli artisti, poi si è capovolto. E allora oggi voi faticate a trovare una bella biografia su Maccari, o vedere una mostra su Maccari agli accademici, non c'è, non ci stanno, non si vedono. Sono quasi dei fantasmi questi artisti, bravissimi, ma sono andati a finire nel dimenticatoio. E Vanni, che era uno di loro, non ha avuto appunto quella fama che magari insomma meriterebbe, quantomeno quei riconoscimenti, anche se non è arrivato ai livelli di Maccari, però insomma comunque l'importanza, la sua importanza ce l'ha avuta. Ecco, a questo punto io direi di levare la tela e di scoprire il Cristo che sta nell'abside, quindi prego Francesco di fare questa operazione e vediamo il Cristo. Ecco, mentre c'è questa operazione in corso, che nell'ultimo momento della vita Vanni ebbe per questo quadro, diciamo, non accettato, fu in qualche modo smorzato dal suo interesse per l'incisione. Ora, è difficile valutare l'incisione su una slide, difficile, perché l'immagine non rende, insomma, appieno il segno. Ma Vanni è un grandissimo incisore, ha fatto una cinquantina di incisioni di una qualità veramente bestiale, quindi un artista molto bravo nell'incisione, questa è un'opera che non viene molto riconosciuta. Ecco, questa è l'ultima parte che ci mancava della nostra cappella e sarà la parte con la quale chiuderò questa conversazione e a mio avviso è bellissimo il contrasto che c'è fra questo grigio delle figure degli angeli che è saltato tutto sì. Guarda, spegni questi per favore, se non fare questi qui, fare quelli lì, qui non servono più. Tanto sono spenti. Ecco, stavo dicendo che questi angeli che sembrano quasi dei corvi, seppur positivi, che girano intorno alla figura di Cristo e danno questa spirale, secondo me, insomma, sono di... è un'idea veramente, veramente ottima, non dico geniale perché è un termine che non mi piace usare, ma... forse Vanni poteva evitare le aureole dorate, che è una concessione sempre a questo benedetto mondo del passato. Senza quelle probabilmente l'opera sarebbe più efficace, anche perché avendole fatte a rilievo, secondo la tecnica degli antichi, che sulle tavole mettevano il rilievo per la corona, no? Non era solo, a volte era solo foglia d'oro, a volte era foglia d'oro a rilievo, beh, crea secondo me un disturbo un po' troppo forte. Però, in ogni caso, la solitudine di questo Cristo è resa molto bene, quindi quel sentimento che a volte, non dico che non mettesse, ma che veniva riconosciuto come scarso dai suoi detrattori, beh, questa volta devo dire che c'è tutto. Soprattutto ci sta molto evocativa quella parte bassa con l'orizzonte bassissimo e quegli arancioni e quei gialli che a mio avviso, perlomeno a me, danno un senso di serenità, quella che ho ogni volta che vengo al cimitero. Cioè ogni volta che entro qui dentro e vedo questi cipressi e vedo questo sole all'imbrunire, perché sta proprio in fondo, insomma, no? Rispetto all'entrata, beh, ho quella tranquillità, quella pace e speriamo di avere tutti quando saremo nell'aldilà. Ecco, ho finito, grazie. Grazie Marco, ci hai dato una figura molto obiettiva del pittore Vanni, senza eccedere in trionfalismi e giudicandolo appunto nel suo contesto, con i suoi pregi e i suoi difetti. Due cose. Quando prima tu accennavi a queste scrittori gotici,
accennavi al fatto che nelle architetture di alcune tombe del cimitero appaiono queste torrette che fanno un pochettino una rievocazione del gotico, del neogotico, mi viene da pensare, ma i vari costruttori della macchina di Santa Rosa, tipo Papini, tipo Paccosi, ecco, che hanno in qualche modo riproposto questi modelli, hanno un'affinità con queste concezioni del neogotico che affiorava appunto nell'Ottocento? Questa è la prima domanda che ti faccio. La seconda è, ma come mai che nell'Ottocento, che pure è stato un secolo così intenso, così interessante, non ci sono stati a Viterbo altri artisti dello spessore di Vanni? Come mai c'è stato questo appiattimento? Terza cosa, sindaco Leonardo Michelini, lei non può sfuggire. Lei non può sfuggire. Perché? Perché lui ha detto che presso i magazzini del Vaticano, da qualche parte ci sono questi funerali di Raffaello, che ovviamente sarà ricordato al Vaticano, perché mi sembra di aver capito che Vanni l'ha donato dopo l'esperienza di Parigi a Pio X. Facciamoci un pensiero, perché se noi l'ultima occasione, diciamo così, di omaggio a Vanni che fu fatta a Viterbo risale al 1979, credo, fu fatta una, non dico un'antologica, però furono riunite molte delle tele fondamentali appunto di Pietro Vanni. Se noi potessimo, mica domani, dopodomani, pensare a intessere un rapporto con il Vaticano per cercare di vedere a che punto sta sta tela, perché sarà sporca, sarà dalla parte, sarà, e potessimo in qualche modo portarla a Viterbo e magari sistemarla nel museo di Viterbo come mostra, poi dopo ci sarà un dopo mostra, magari resterà qui, perché non è che loro poi la rivendicheranno, dopo ci dirà. Macchina di Santa Rosa e artisti dell'Ottocento. Allora, la macchina di Santa Rosa è ispirata appunto a quel periodo storico, e se noi guardiamo alcune macchine celebri di quegli anni, sono piene di bifole, archetti, angeli come questi, e questo ci sta. Scusatemi la polemica, ma il problema è quando oggi riproponiamo un revival del Medioevo nell'Ottocento, cioè quando oggi vedo certi progetti che ripropongono bifole, archetti e roba del genere, a me viene in volta stomaco, ecco, questo però è una cosa, un problema mio, perché ci rifacciamo a un periodo dell'Ottocento. La macchina Santa Rosa, la macchina, il concetto di macchina è barocco, non è gotico. Questo fu l'errore, insomma, fu il gusto dell'Ottocento, e noi oggi rifacciamo lo stesso errore, cioè ci rifacciamo all'Ottocento anziché al Seicento, che è il momento in cui nasce il concetto di macchina. Quindi prima cosa. Seconda cosa, perché non ci sono artisti a Viterbo? Beh, intanto Viterbo è soppiantata da Roma. È chiaro che Roma fagocita un po' tutto, ma io direi perché sono anche pochi artisti a Roma nell'Ottocento, o meglio, artisti di avanguardia. Perché a Roma sono gli accademici, ma di avanguardia c'è poco o niente. C'è qualcosa a Napoli, c'è a Firenze, e poi c'è a Milano, dove nascerà il futurismo, con Marinetti. Ma a Roma c'è poco o niente. Per cui Viterbo, che è ancora più provinciale rispetto a Roma, allo stesso Vanni veniva in estate, quando a Roma è insopportabile il caldo, e in autunno, poi in realtà aveva uno studio in via Margutta, insomma lavorava molto lì. Per cui diciamo che la città di Viterbo offre poco, ma è il problema per cui oggi gli artisti poi raramente stanno a Viterbo, è lo stesso problema. Comunque c'era Canevari, insomma. Però oggi c'era pure Canevari, c'era Contardi, sì, personaggi sì. Non hanno avuto il successo di Pietro Vanni, però esistevano. Per esistevano, per carità, però insomma rispetto a Roma siamo fagocitati, no? Ma cosa io ricordo? Una Madonna con dei cigni. Me la sono scordata. Ah, ecco. Chiedo scusa. La Madonna del Giglio, che sta in prefettura, mi sono scordata, e è l'opera più bella di Vanni. Ho scordato l'opera più bella di Vanni, scusate, ma... nelle immagini così piccole, manovrando il computer, poi c'era anche un altro pittore. Beh, perché insomma, sì, ma non è, non è, insomma, però non è a livelli di
Ma perché le opere però non si conoscono, infatti è difficile trovare. C'era Ludovisi che diceva che Bianchini non era nessuno. Io mi ricordo che mio padre diceva Bianchini non è nessuno. Beh, pensiamo allora un momentino a questa successione. Aspetta, una sì, prego. No, una parola sull'arte di oggi, nel senso, perché prima hai detto, no, a parte la sì, tecnologia... Sì, però, scusa, vieni qua un momentino, si perché sennò non si sente. Ti metto un dialogo fra i due che noi non partecipiamo. No, volevo chiedere un'opinione sull'arte di oggi, nel senso che comunque abbiamo tanti stili, tanti temi, poi c'è anche la tecnologia che comunque favorisce anche nuove arti, nuove espressioni. Oggi, quando io ho pensato questa conferenza, volevo anche fare un riferimento ad oggi, poi non l'ho fatto perché dico poi sarà troppo lungo, però l'avevo pensata questa domanda intelligente che hai fatto. Oggi, secondo me, sono tre date, tre momenti storici complicati per gli artisti. Una, quella che abbiamo visto stasera. Una l'ho identificata col 1512, quando Michelangelo svela la Sistina. Perché lì ci sta la Sistina, scusa, divago un pochino, la Cappella Sistina, Michelangelo, Raffaello, Stanze Vaticane, e Leonardo che imperversa in tutta Italia e Europa, e gli artisti che fanno gli altri. Quindi c'è cioè, trovarsi davanti, ora gli artisti vivono di confronto, c'è poco da fare, vivono di confronto, un po' come il male e il bene, quindi uno è bravo perché l'altro è meno bravo, no? E avere tre mostri sacri in quel modo, veramente, e quindi ecco, mi fermo qui, non vado oltre perché sono troppo lungo. L'altra data difficilissima in cui gli artisti vivono è il 1992, quando c'è la prima grande crisi dell'arte, il mercato dell'arte va in crisi e oltre a questo aspetto economico che manda in crisi tutto il mercato dell'arte, per cui generazioni di artisti vengono falciate proprio perché sono a metà come età, fra giovane e l'anziano, diciamo, no? E poi c'è il discorso della ricerca, cioè cosa si fa oggi? Ma la differenza è questa, oggi è molto più complicato fare l'artista perché non ci sta uno stile, almeno nell'Ottocento, no? Pittura accademica eri nel sistema, ma oggi come sei dentro un sistema? Cioè qual è l'avanguardia oggi? Noi sappiamo che con gli impressionisti inizia l'avanguardia, no? E poi prosegue tutto questo, ma oggi qual è l'avanguardia? Anche questa potrebbe essere l'avanguardia, cioè tornare a lavorare come Vanni. Potrebbe essere questa forse l'avanguardia, per assurdo, perché il video è dagli anni 60, che sono i primi video, le installazioni uguale, arte concettuale idem, abbiamo visto pareti vuote, artisti che hanno presentato uno stand completamente vuoto e l'opera d'arte, cioè nulla, abbiamo visto la morte addirittura, artisti sono uccisi o che hanno usato lacerarsi, tagliarsi con le lamette, quindi tirar fuori il proprio sangue, abbiamo visto tutto e di più. E allora è difficile oggi chiedersi questo, io ai miei studenti dico spesso, piuttosto che andare a ricercare negli ultimi 20-30 anni le operazioni che sono state fatte, provate ad andare indietro, ricordiamoci che Modigliani andò a retro, magari inconsapevolmente, all'arte toscana del 300, perché se noi vediamo le figure di Modigliani, istintivamente vediamo quelle. Quindi possiamo anche rispolverare certe tradizioni senza necessariamente dover fare noi l'ennesimo video, l'ennesima installazione. E questo lo dico spesso ai miei ragazzi, però poi c'è l'idea che se fai un tipo di lavoro magari come questo, anche con delle soluzioni nuove, hai paura di una lobby di critici che come allora considerava gli accademici e non gli altri, oggi fa il contrario. Quindi oggi se tu fai una pittura, il problema non è questo, il problema è il gusto, perché si può far bene un'arte figurativa, un'arte astratta, concettuale, l'importante è che questo lavoro abbia in sé una forza, ecco questo va detto, e molte volte questi critici, anche molto famosi, che anche frequentano la nostra città, non faccio nomi, hanno cattivo gusto, anche nel riproporre una pittura figurativa, che secondo me è una cosa molto, molto buona, ma hanno cattivo gusto e quando si va sul cattivo gusto, dopo sei attaccabile facilmente anche da quelli che ti sono nemici. Marco, scusa una curiosità, a prescindere che Vanni era ricco di famiglia, ma lui, quello che ha prodotto riusciva a campare? Questo, io so che per il cimitero per questi lavori ha preso 20.000 lire.
non so quante fossero 20.000 lire nel 1900 o nel 1890, non lo so che cifra fosse questa. So che la peste di Siena era stata messa in vendita a 8.000 lire a Roma, poi fu portata a Genova e scese a 3.500, poi fu comprata. Ecco, diciamo che nell'Ottocento molti artisti riescono a vendere opere perché lo Stato li commissiona, cioè lo Stato a un certo punto ha necessità di comprare questi grandissimi quadri di soggetto storico, per lo più riferiti alle battaglie più recenti. E è un anno, è un periodo, pensiamo al monumento a Vittorio Emanuele, no? Che sta a Roma. Quindi quante costruzioni vengono fatte per celebrare la vittoria, e lo Stato spende molto, investe molto sull'arte. Oggi lo Stato investe meno sull'arte, anzi non investe. Su una tela bianca, uno strappo, sono esposti. Di essere esposti là. Sì, c'è da dire anche una cosa però, che quei quadri che stanno lì non sono i migliori di questi artisti, perché molti li regalano e quindi regalano quelli che hanno nello studio che non vendono. Addirittura fanno così, molti lo regalano sapendo che poi alla fine gli scantinati, però poi mettono nel curriculum che il quadro sta nella Pinacoteca Vaticana, e molti fanno anche questo. Io mando un quadro senza indirizzo, senza mittente al Vaticano, quello prendono e mettono in scantinato. Io metto poi sulla mia biografia col quadro a museo. Sono dei trucchetti che alcuni artisti fanno. Poi è vero quello che dice il Signore, ci sono delle cose, anch'io ci passo spesso lì e sono passato spesso, e in effetti ti fai delle domande quando vedi quelle cose, però dobbiamo anche pensare che l'arte contemporanea non è un'arte che vive, come posso dire, sulla rappresentazione, quindi non è un'arte che deve rappresentare per forza qualcosa di bello e di efficace, ma un'arte che ha in sé una vita, una vitalità, cioè qualcosa che pulsa dall'interno, quindi ha una sua vita l'arte contemporanea. E allora ecco che il taglio di Fontana è un concetto, è un concetto che certo si è riproposto poi in maniera... Aggiungo una cosa, la gente passava, io osservavo, curiosare, la gente passava e non guardava per niente queste opere. Non si soffermava. Purtroppo è una cosa. Torniamo a Pietro Vanni, sindaco Michelini, la prego, la prego. Posso parlare a lui, dai? No, ti devono vedere. Devono vedere le emozioni che provi al pensiero che si potrebbe portare di tempo questa, perché se dobbiamo dare un seguito, un esito a questa conversazione che è stata molto, molto brillante, molto bella, molto partecipata, è chiaro che se dobbiamo dare un esito a questo, pensiamo un pochettino anche al futuro, pensiamo in grande. Pensiamo in grande. Bisogna essere molto realisti però, Allora, noi abbiamo... Prego? Più realisti per me. Allora, siamo passati da... Noi, tu sai, abbiamo in mente di fare una mostra su Pietro Vanni il prossimo anno, il 2017, mi auguro, spero verso giugno. E appunto, mi è piaciuto che hai ricordato la famosa opera che sta dietro la poltrona del prefetto, la Madonna dei Gigli, credo che sia un'opera moderna, almeno per quello che posso riconoscere io, che ovviamente non è che sono esperto. Quindi l'importanza di Vanni, che è il pittore viterbese, pittore forse il più importante diciamo dell'era contemporanea, e credo che insomma dobbiamo riconoscere questo artista proprio il suo attaccamento anche al territorio, sposare una famiglia, la rappresentante una famiglia importante, la famiglia Calabresi, che tra l'altro ha donato tutto il patrimonio all'ente pubblico, all'ora ex ospedale, e credo che
è un tributo che dobbiamo riconoscere a un'espressione recente dell'arte della nostra città. Abbiamo pensato ovviamente anche a quest'opera che sta valicando funerale di Raffaello. Mi auguro che qualcuno ci aiuti. Io non è che ho le chiavi del Vaticano o amici cardinali che possono aiutarci. È indubbio che tutta la Viterbo, quest'opera, che insomma credo che non sia più visibile nel Vaticano, non so se precedentemente è stata esposta e poi è stata, è stata tolta. Quindi insomma, ecco, io chiedo aiuto. Comunque cercheremo la strada giusta, ovviamente se c'è qualche aiutino lo accetto molto, molto volentieri. E quindi intenzione di mantenere alta anche questa attenzione su questo Vittorio Viterbese. Piccola cosa che ovviamente va un po' anche a rafforzare l'importanza di questo pittore, quando non è che Sgarbi sia un personaggio molto, come posso dire, molto continuo nelle sue espressioni, no? Una volta dice una cosa, una dice un'altra, eccetera. Però quando è venuto a Viterbo, mi sembra l'anno scorso verso Natale, ho voluto andare a vedere quest'opera di Vanni che sta in prefettura e devo dire è rimasto molto meravigliato e lui ha definito Vanni come il precursore del libro, tu sei un esperto e quindi non voglio aggiungere altro, quindi secondo me ecco questi aspetti che in qualche modo valorizzano anche l'identità, adesso non so se il termine giusto è modernità, ma insomma in qualche modo questi ultimi periodi della sua espressione artistica rappresentano anche un senso di innovazione rispetto magari al periodo precedente. Io ho visto l'autoritratto pochi mesi fa, quello che sta alla chiesa, alla scuola Vane, alla sala della preside, beh insomma, ciao. Quello però ho letto che l'ha fatto la sua allieva. Io fotografia che l'ha fatto questa collina Modigliani. Io questo non lo so, però insomma mi sembra che sia una bella opera, ecco, lì c'è, è un'opera del Comune di Viterbo, così come del Comune di Viterbo l'opera che sta in prefettura, insomma cerchiamo un po' di raccogliere un po' tutte le varie opere che ci sono in giro, compresa anche la Lisca, che insomma credo che sia un pochino più interessante anche dal punto di vista così della novità dell'immagine. Quindi ecco, l'intenzione è di fare una mostra. Prossimamente ci aiuteremo l'uno con l'altro perché c'è da trovare un po' di opere che stanno un po' disperse nelle famiglie anche di qualche viterbese, quindi se prima parlavo proprio con la signora Tutini, che è una delle ultime discendenti del Vanni, non so se è l'unica, e quindi mi sono fatto lasciare anche sul mio telefono proprio per cercare di raccogliere il più possibile opere di questo pittore del Vese, che insomma ci teniamo a dire che è un pittore importante, fino all'Ottocento è un pittore importante. Grazie, allora possiamo concludere con un annuncio. Diciamo pure che c'è la tomba qui. Diciamo che c'è la tomba di Vanni che è stata realizzata appunto nel periodo del 1905, la morte della deputazione del Comune di Viterbo di allora. E la cosa curiosa di quel periodo, la cosa curiosa di quel periodo è che c'era l'inaugurazione dell'illuminazione pubblica, no? Perché il 1905 c'è la luce a Viterbo, invece Ronciglione già ce l'aveva alla fine dell'Ottocento, e fermano l'inaugurazione, cioè non la fanno perché è morto Vanni, quindi era un grosso personaggio e loro si interrompono. Un'altra cosa molto carina era quella di un rapporto che lui ha avuto con Cesare Pinzi, un altro storico viterbese importante, quando fece il balcone a Via Roma, che è la parte sempre del Palazzo Calabresi, e che poi in effetti si chiama Palazzo Mancini, il palazzo antico è il Palazzo Mancini, dopo ci sono state altre famiglie, chiaramente hanno preso il nome. Però la cosa carina è che Cesare Pinzi scrive una lettera che abbiamo qui in biblioteca e gli fa tanti complimenti perché quel balcone l'aveva reso medievale, ma l'aveva fatto nel 1900. Quindi una cosa simpatica tra due artisti, due persone importanti di Viterbo. E una cosa che volevo dire gradevole e non gradevole, che hanno fatto degli abusi qui nella chiesa rovinando la parte bassa, un cartiglio della tomba di Pietro Vanni e l'altare, e qui davanti a me c'è Maria Assunta De Frassine che l'ha risistemata, ha fatto di nuovo le sculture, no? Sì, un po'.
e lei ha fatto un lavoro insomma un po' importante su quello che già non c'era più. Allora, io sono Maria Assunta De Frassine, vivo a Viterbo, sono adottiva a Viterbo. E quindi niente, fui chiamata nel 2005 e precisamente nel mese di novembre ho restituito diciamo questo capolavoro insomma di Piero Vanni, di questo grande architetto, pittore, incisore, scultore di Viterbo. E è stato un lavoro non molto assolutamente facile, innanzitutto perché io ho molto rispetto di tutti i pittori, perché qualsiasi espressione d'arte, anche un filo, sono stati d'animo e quindi non vanno diciamo ricalcati, non vanno diciamo, non si ha nessuno per poterlo fare, diciamo. Però ho capito anche che essendo stato oggetto di furto, sia il paliotto frontale dell'altare maggiore e il castiglio sulla tomba di Piero Vanni, diciamo mi è stato dato questo incarico molto molto importante e da certosino ovviamente, dove ho impiegato purtroppo 7 mesi perché non esistevano, io cercavo i disegni di quest'altare maggiore frontale del cartiglio di Piero Vanni, però c'era un qualcosa in bianco e nero che non si riusciva a leggere, non si riusciva, io non riuscivo a capire insomma. Però io per quanto riguarda l'altare maggiore, ripeto sempre la parte frontale del paliotto, che sono state oggetto di furto, compreso il cartiglio sulla tomba di Piero Vanni, che l'avevano ridotto in una maniera terribile. E tra parentesi, quello che mi rimprovero è di non aver fotografato come i ladri avevano lasciato quello che avevano preso con sé. E invece sono state fatte dopo delle fotografie, quando insomma, ripeto, è stata restituita questa opera ai viterbesi. Per cui, sempre parlando dell'altare maggiore, ho dovuto fare un rifacimento totale delle 4 lastre frontali, 87x20 in terracotta, perché come ha detto anche il professore qui presente, Piero Vanni usava molto, insomma era anche un ceramista e quindi insomma utilizzava molto la creta rossa, e anche il cane suo che sta lì su è realizzato in creta, e poi bronzava tutto con, non so, utilizzava in quel periodo, il professore insomma, in quel periodo che cosa... Beh, sia a pennello sia a foglia, bisogna vedere come... A pennello. Invece al giorno d'oggi insomma i prodotti sono cambiati eccetera eccetera, però credete, non è stato un lavoro facile, innanzitutto perché mi sentivo che andavo ad invadere diciamo l'animo di Piero Vanni, perché sono molto sensibile per queste cose e sono molto attenta, però dovevo pure portare a termine questo lavoro insomma, dovevo portare a termine. Infatti insomma ci sono state le riprese di Rai 3, che mentre stavo lì seduta a terra ovviamente sul tappeto vedevo queste lampade, dico ma che sono queste cose, mi giro, era Rai 3, dico ma abbiate voi, perché è talmente faticosa questa cosa che è molto facile mettersi una telecamera sulla spalla e riprendere quello che si sta vedendo insomma. E poi ci sono state le autorità che sono state molto discrete, molto insomma, e niente, sul Corriere di Viterbo insomma c'è stata l'inaugurazione con il vescovo eccetera, e in quel periodo c'era il sindaco Gabbianelli, anche lui come il sindaco insomma bravissima persona, molto disponibile, molto umano soprattutto, e niente, ho portato avanti questo lavoro. Penso insomma che i viterbesi siano contenti, ecco, di questo. Poi è stata messa questa lastra ai piedi dell'altare in ottone, dove è riportato il nome di Piero Vanni e quello mio. Dice, ma che cosa, ma per i defunti di Viterbo e di tutto il mondo, insomma. Tutto, ho finito. Grazie. Grazie a voi. Scusate, un altro che vuol dire qualcosa, io vi do un annuncio. Il numero di telefono di Piero Vanni? Però le do il mio numero di telefono, in quanto io posso rintracciare lo studio che ha fatto il Piero Vanni
delle teste di questi, di alcuni angeli intorno al crocifisso. Benissimo, adesso quando usciamo questo è importante. Bene, chiudiamo, vi do appuntamento per un club, vi do appuntamento per l'8 di dicembre alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria della Verità, perché faremo la quarta edizione di questo omaggio alla Madonna, che è iniziato appunto nel 2013. Sotto il sindaco più volte è venuto a questa rappresentazione, e sarà una rassegna, quella che faremo appunto l'8 di dicembre, delle principali manifestazioni mariane che si svolgono in provincia di Viterbo, a partire dalla Madonna del Fiore della Pendente, alla Madonna di Latera, alla Madonna della Quercia, alla Madonna del Monte di Marta, alla Madonna Liberatrice ed altre testimonianze di questo. Grazie a tutti. Alle ore 16, adesso va tutto, sì. Faremo poi del comunicato di stampa. Comunque il 9 e l'8 di dicembre alle ore 16. Bene, vi ringrazio a tutti, è stata piacevolissima al pomeriggio. Grazie a Marco. Alla prossima occasione.